grande news. Lunedì 23 luglio è iniziato lo sciopero degli avvocati di Alba contro la possibile soppressione del tribunale locale. L'astensione dalle udienze si protrarrà fino a lunedì 30 luglio compreso. Nel frattempo l'Assemblea della Regione Piemonte ha approvato 4 ordini del giorno che impegnano il Consiglio a sollecitare in Parlamento una revisione della decisione presa dal Ministro della Giustizia Paola Severino, il cui decreto legislativo comporta la chiusura di 7 tribunali in Piemonte e 3 in provincia di Cuneo, ovvero Saluzzo, Mondovì e Alba. Siamo alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Mondovì, in collaborazione con i colleghi di Fravosa Soprana e Ceva, hanno denunciato 13 persone maggiorenni e 10 minorenni. Si tratta dei componenti della banda che ha terrorizzato i passeggeri dei treni della linea Torino-Savona alla fine del 2011 e durante i primi mesi del 2012. 8 dei componenti della banda, tra i quali sono presenti 2 ragazze, sono stati arrestati con l'accusa di rapina, furto, danneggiamento e incendio. Vicino alle fermate del tratto Torino-Ceva, quando il treno stava per fermarsi in stazione, rubavano gioielli, borse e cellulari ai passeggeri. Erano organizzati in gruppo e alcuni di loro sono stati anche accusati di furti in esercizi commerciali di Mondovì. Si ritiene che il gruppo possa essersi reso responsabile nel Capodanno 2010 di danneggiamenti di vagoni ferroviari a Lesegno e a Ceva. Walter Osella, margaro di 43 anni della Valle Po, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla pista forestale che unisce la località Bigorie di Oncino all'Alpe Tartarea. Per causa in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Crissolo, il fuoristrada che stava guidando è ribaltato per circa 400 metri, sbalzandolo dall'abitacolo. Trasportato al Santa Croce di Cuneo, Walter Osella ha subito un delicato intervento alla testa. Al momento si trova in condizioni disperate nel reparto rianimazione dell'ospedale Cuneo. I carabinieri della compagnia di Bra hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alba un cittadino italiano del quale non sono state rivelate le generalità. Dopo aver ritirato 9 condizionatori da parete che aveva ordinato alla BS, noto rivenditore all'ingrosso di materiali elettrici con sede in via Piumati a Bra, l'uomo li ha pagati con un assegno falso di poco superiore agli 8.000 euro. Presso il Tribunale di Saluzzo è iniziato il maxi processo contro Italo De Gregori, l'ex promotore finanziario accusato di bancarotta fraudolenta e preferenziale, ma anche di varie truffe. Il 5 maggio del 2007 la Guardia di Finanza di Saluzzo aveva compiuto un blitz nella sede della sua azienda di broccheraggio, la Wall Street Trader, riscontrando numerose anomalie nella gestione del bilancio. Secondo la tesi accusatoria, De Gregori avrebbe causato il fallimento della Wall Street Trader trattenendo per sé 2 milioni di euro e restituendone altri 8 in modo preferenziale ai clienti, ovvero senza rispettare la priorità e i quantitativi versati in precedenza per gli investimenti. La prossima udienza del procedimento legale è prevista per il 26 settembre, testimonieranno almeno 300 persone. E chiudiamo con una notizia di sport. Per la prima volta in 35 edizioni il giro ciclistico delle Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare di Savigliano sarà inaugurato da un cronometro a squadre. È una delle principali novità 2012 della corsa a tappe per dilettanti Elite e Under 23 che tornerà da sabato 28 luglio a martedì 31 luglio. Seconda tappa domenica 29 luglio con partenza da Piazza Castello a Faula alle 11 e arrivo intorno alle 14.30 nella piazza del Castello di Lamorra. È tutto per questa edizione, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento a domani.